Si è svolta a Bisceglie la quarta ed ultima giornata di Digiton, la prima maratona italiana delle idee digitali che si è svolta tra le città di Barletta, Trani e Bisceglie. Allora andiamo ad ascoltare le interviste realizzate con i vincitori del progetto Aulab, una start-up di giovani ragazzi baresi, e poi l'intervista con Giovanni Minoli, ospite della serata. Il premio per noi rappresenta un'opportunità di crescere attraverso appunto anche questo premio, ma di far crescere quello che diceva appunto Francesco Boccia prima, questa manifestazione stessa, collocandola proprio come dimensione, una start-up anche questa. Quindi per noi diciamo è un augurio, ma è un augurio anche per questa manifestazione affinché possa crescere e rappresentare appunto per tanti giovani un'opportunità come oggi sta rappresentando qui. Solo con i ragazzi abbiamo sviluppato oltre 280 progetti. Tra l'altro uno era presente qui, Star Wars Game Creator, che è di Paola Bela, Athlon Hunters. Sono dei ragazzi che stanno sviluppando un gioco in realtà virtuale per Oculus Rift. Quindi per dire, siamo un laboratorio in continuo movimento, oltre a un contenitore siamo un contenuto, nel senso che noi offriamo proprio contenuto che va dallo sviluppo software alla stampa e modellazione 3D per supportare proprio i ragazzi alla creazione delle loro iniziative. Noi abbiamo già un piano di investimenti ben definito, abbiamo parlato di creare un hackspace, quindi uno spazio dove poter raccogliere quelle che sono le imprese, le altre start-up dei ragazzi e poterle supportare nella crescita. Ogni tecnologia è un linguaggio e quindi ogni tecnologia porta la novità che sta dentro se stessa e obbliga chi racconta a cambiare il modo di raccontare. Quindi tanta più tecnologia ci sarà digitale, tanto più si trasformerà il modo di raccontare. La televisione pubblica adesso si trova a dover fare i conti con un sistema che non parla più in termini di palinsesto. È pronta per affrontare il grande salto? No, non è pronta. Non è pronta, è un elefante abbastanza fermo, usa le parole per coprire il suo star fermo. L'editoria locale è quella più forte di tutte, in tutto il mondo l'editoria locale sta vincendo, tanto che un grande imprenditore mega miliardario come Warren Buffett in America sta comprando tutti i giornali locali, tutte le catene dei giornali locali. Perché il radicamento sul territorio è naturalmente l'identità. Nel mondo globalizzato la localizzazione è l'altra faccia del problema.